Benvenuti nel mio magico canale. Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e se ancora non ti sei iscritto, iscriviti subito, attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato sui miei nuovi video. Questo è il secondo video dedicato alla Pasqua, sarà un effetto di mentalismo, quindi mi serviva uno spettatore. C'è qui Angelica. Ciao a tutti. E il piccolo Ryan che dorme. C'è anche Dester che è incuriosito per quello che sto per andare a fare. E perché Dester era incuriosito? Perché ho qui un sacchetto trasparente pieno di uova di plastica. Vado ad aprirne uno perché ogni uovo contiene un simbolo pasquale. Ad esempio questo uovo all'interno ha l'agnello. Non sto a aprirli tutti adesso perché l'azione diventerebbe troppo lunga, ma tranquilli che alla fine ve li faccio vedere. Ora vado a mischiare le uova e ti chiedo, Angelica, vai a pescare un uovo, quello che vuoi. Hai scelto un uovo ed è l'effetto di mentalismo. Io quindi questo uovo non vado neanche a toccarlo e qui ho una predizione. Secondo me potrebbe essere la colomba. Ma attenzione, perché in queste uova ci sono due colombe: la colomba della pace, l'uccello, e la colomba, il dolce, quello che mangiamo a Pasqua. Sono quasi convinto che potrebbe essere la colomba, il dolce. Andiamo ad aprire ed è la colomba, il dolce. Wow. Ma potete pensare che è un caso, 10 uova, 10 possibilità, un po' tanta fortuna, ma per i più attenti nel video precedente forse si sono accorti di qualcosa. Guardate qui, è apparsa una colomba dolce, quindi avevo già previsto che sarebbe uscita la colomba da mangiare. Non siete ancora convinti? Sempre fortuna? E allora qui abbiamo un'altra predizione, che è la colomba, il dolce. E se siete scettici, rimanete, perché adesso andiamo ad aprire tutte le uova. Angelica mi darà una mano. Abbiamo la campana, così almeno non pensate che sono tutte colomba il dolce, la croce di Gesù, il pulcino, la colomba della pace, l'acqua che è simbolo di purezza, l'ulivo, altre tre uova, l'agnello, il cero pasquale e infine il coniglio. Le abbiamo aperte tutte? Sì. È stato un effetto di mentalismo. Ragazzi, c'è qui ancora tutto, c'è anche la predizione. L'avevate notato nel video precedente quel flash della colomba che appariva? Ma detto questo, rimanete qua sul mio canale perché a Pasqua ci sarà un altro effetto magico, tutto dedicato a Pasqua, ma con, piccolo spoiler, un uovo di cioccolato, ma parecchio costoso. Ciao ragazzi!